Le infiltrazioni mafiose sono un pericolo invisibile, subdolo, ma è necessario intervenire per bloccarle prima che sia tardi. La DDA di Firenze, insieme ai carabinieri forestali, stanno indagando sull'infiltrazione dell'andrangheta nella gestione dei reflui e dei fanghi industriali, il CEU, nel distretto conciario di Santa Croce sull'Arno. Legalità e cittadinanza attiva sono i valori nel dibattito organizzato a Palazzo Vecchio dalla vice sindaca di Firenze, Alessia Bettini. Ci siamo resi conto, forse con un certo ritardo, che l'affare dei rifiuti è un affare che è sicuramente molto più giovevole di quanto non lo siano altre attività. E su questo la criminalità organizzata, che vanta dei professionisti attenti in questa materia, è un elemento di assoluto e primario pericolo. Le strutture mafiose hanno capito da tantissimo tempo che le terre di adozione che le hanno sostanzialmente tragicamente prodotte non erano sufficienti per l'impiego dell'enorme quantità di denaro di cui sono in grado di disporre e quindi tendono ad invadere tutto il territorio nazionale. Il modo di agire delle mafie nel corso degli anni si è evoluto dai sequestri all'epoca stragista fino ad oggi, quando i rifiuti rappresentano un'importante fonte di commercio di denaro sporco. Sì, noi lo denunciamo già nel 2013. Nel 2013 per questo siamo stati considerati degli alieni. 8 anni dopo si può dire che avevamo ragione. Il traffico dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti è uno dei settori più importanti per le mafie di oggi e quindi bisogna tenere altissima la guardia e sostenere questa indagine.